Parole, parole, storie di canzoni. Un programma di Vincenzo Mollica. Buonasera dagli spostati, sono le 21.36. Vincenzo si sta sedendo in questo momento. Vincenzo Mollica, eccolo qua. Ciao, buonasera, Vincenzo. Buonasera a tutti. Ciao, Vincenzo. Benvenuti. Questa sera è una serata per noi bella, perché ci sarà Franco Battiato e i computer continuano ad arrivare messaggi su messaggi. Non so se riusciremo veramente a rispondere a tutti, ma comunque gli spostati saranno il giusto tramite per tutte le richieste. Molto difficile, è vero Roberto, che ci sono arrivate? Ci sono alcune domande che sono tostissime. Sì, ci sono delle domande che francamente non so, ci vorrebbero forse degli speciali di Parole Parole per poter permettere a Franco Battiato di rispondere, ma insomma voglio dire, è chiaro che incuriosisce molto il suo contatto con il metafisico, comunque con le sue esperienze trascendentali, per cui ci sono tante domande su questo, poi anche quelle un po' più leggere, curiosità sui suoi dischi, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, allora facciamolo entrare, Franco Battiato. Buonasera Franco. Basta, basta. Beh, insomma, abbiamo cominciato con un bel clima. Le domande cominciano e sono tantissime. Mi dicevano prima che il computer sta impazzendo dalle domande, Franco, quindi ce ne sono tante. Ma viene accolto sempre così da tantissime domande? Ma quando vai in giro, per esempio, a presentare sta capitando in questo periodo, che fai in giro a raccontare, no? A confrontarti con il tuo film, no? La cosa che piace di più al pubblico, ho notato, perché l'ho ripetuta due o tre volte e ho visto che funziona, il film si chiama Niente come sembra. Qualcuno dice ma tutto è niente come sembra, dico tranne quando uno torna a casa, trova suo marito a letto con un'altra, quello è come è, com'è. È come sembra. Sì. Senti Franco, dunque è uscito questo cofanetto che si chiama Niente come sembra, l'abbiamo appena detto, un film di Franco Battiato, dentro poi c'è un libro, c'è anche un CD con alcune tue canzoni che sono state registrate al Teatro degli Arcimboldi e come dire, è un'operazione che è molto inedita per l'Italia, ma anche a mia esperienza per gli altri paesi. Cioè un film che è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma non ha seguito la via della distribuzione normale, ha seguito una via assolutamente inedita che sta dando dei risultati straordinari, perché questo cofanetto è primo nella classifica della Varia e soprattutto c'è un veicolo diverso per far circolare un film, cioè un modo nuovo anche, assoluto. Questo tipo di tu la volta scorsa per il film che avevi realizzato con Jodorowsky su Beethoven l'avevi accompagnato nelle sale, insomma avevi fatto, esatto, una specie di tournée parallela. Sì. Cerchi questo contatto con la gente diretto, insomma ti piace molto questo, cercare un modo per far circolare il tuo cinema fuori dagli schemi normali? Devo. Però in questo caso credo che abbia vinto l'idea di Elisabetta Sgarbi, cioè di distribuire il film attraverso una casa editrice, attraverso la Bompiani. E effettivamente siamo allibiti da come sta andando. Lo stai accompagnando, lo stai presentando a anche, ma è come dire una promozione al cofanetto. Ma negli incontri che fai col pubblico, mi puoi dire qual è la domanda più ricorrente su questo film? Beh, forse sai, essendoci io, non me la sentirei di dirti che poi tutto è così. Probabilmente qualcuno torna a casa con dei dubbi, come è giusto che sia, no? A volte credo che conquistare un ateo sia molto più interessante che confermare un altro il credere, no? Che già ce l'ha.
Però sicuramente, ecco, è un film, so cosa possono dire i detrattori, però la gente resta immobile alla fine, non si muove, non si alzano, mi dicono, perché io di solito presento prima il film, quindi vuol dire che resta un'impressione, che hanno bisogno di non disturbare, no? Questo è così. Comunque è un film che attraverso questa possibilità, diciamo, va visto e rivisto, insomma, ecco, è anche una possibilità per chi, perché ci sono dei passi che sono sicuramente, come dire, anche difficili da comprendere immediatamente. Sì, c'è della tecnica dentro, senza dubbio. E allora entrarci dentro, avendo la possibilità di un DVD, magari ci si può tornare sopra. Forse anche questo è stato una chiave del successo di questa. Credo anch'io, sì. Sono d'accordo, hai detto benissimo, non voglio rovinare quello che hai detto. Allora, possiamo cominciare con una canzone. Ti chiedo subito di raccontarci prima, che è una canzone che si chiama L'addio ed è dedicata a Giuni Russo. Tu hai dedicato un documentario che è uscito in DVD. Domani lo presentiamo. Ah, domani lo presentate, benissimo. Sì. Questo, ne parliamo un momento prima, allora, dedicato a Giuni. Prima cantiamo come vuoi. No. Tu sei se ce lo racconti, se ci racconti prima quello che hai fatto e poi canti. Maria Antonietta Sisini, la sua collaboratrice, mi ha chiesto di organizzare questo DVD e mi ha dato un materiale di repertorio enorme, non so quante ore, ma tante, 20, 25, non ricordo. Non ho fatto altro che scegliere un distillato, quello che io pensavo più corretto per la figura di questa donna che conoscevo molto bene. E ho fatto la regia, come dire, esterna, cioè metti in sequenza le cose con dei ritmi che sono tuoi e non di un altro, giusto? Però credo che Giuni esca, ci guadagni molto, perché si vede lei che parla, ha una maniera incantatoria nel parlare, che è una sorpresa, perché era una donna vera, no? E quindi quello che racconta ti penetra, e poi anche la sua simpatia e la sua bravura, quella l'abbiamo riconosciuta tutti da subito. E tutto questo poi canti nell'addio. L'addio è stata una di quelle canzoni, appunto, scritte, ho scritto il testo di questa canzone, la musica di Mino Di Martino, mi sembra una canzone molto bella, che Giuni cantava in una maniera inarrivabile. Carlo Guaitoli, il maestro Carlo Guaitoli. Al pianoforte. Con la fine dell'estate, come in un romanzo, l'eroina visse veramente prigioniera con te. Dietro la finestra guardavamo le rondini sfrecciare in alto in verticale, ogni tanto un aquilone nell'aria curva dava obliquità a quel tempo che lascia andare via, che lascia andare via gli idrogeni nel mare dell'oblio. Da una crepa sulla porta ti spiavo nella stanza, un profumo invase l'anima e una luce prese posto sulla cima delle palme con te. Dietro la finestra guardavamo le rondini sfrecciare in alto in verticale lungo strade di campagna, stavamo bene, per orgoglio non dovevi lasciarmi andare via, lasciarmi andare via.
curva dava obliquità a quel tempo che lascia andare via, che lascia andare via gli idrogeni nel mare dell'oblio. Quando me ne andai di casa finsi un'allegria ridicola, dei ragazzi uscivano da scuola dietro alla stazione sopra una corriera l'addio. Yes. È davvero bellissima questa canzone. Nel frattempo ringraziamo Franco Battiato che ha fatto tutto un movimento, sì, per trovare poi il punto giusto da dove cantare. Perché effettivamente avevo troppo piano in cuffia. Ecco. Allora. E sentivo poco la voce, ma siccome veniamo dalla Balera non abbiamo problemi. Sentiamo allora dagli spostati, sì, le prime domande per Franco Battiato. Che sono tantissime. Ne arrivano tantissime, come dicevamo, anzi lo ricordo per chi avesse acceso la radio in questo momento: 348-7-300-200 il nostro numero di SMS per questa serata con Franco Battiato. Nino da Brescia ti chiede: è vero che non ti piace essere chiamato maestro in quanto attribuisce a questo termine un significato sacro? La seconda, possiamo abbassare il sottofondo? Grazie. Oh. Diciamo che partiamo dalla prima metà, cioè non mi piace perché non mi piace. Ecco, Jodorowsky in francese funziona, lì con la nostra lingua non è possibile, quando gli dicono maître fa s'il vous plaît, centimètre, che in italiano non funziona, ma devo dire sì, no, è una cosa che non mi piace. Probabilmente ha ragione a dire che può essere una cosa sacra, oppure come diceva Sciascia, appunto, era un maestro di scuola elementare. Loretta da Parma le chiede: come mai ha usato in carriera tutta una serie di pseudonimi? Ne conta addirittura 7. Iniziato con Ed DeJoy fino a Sufran Barzani in pittura. Allora, diciamo che quel tempo di cui parla lei, in quel tempo c'era una scissione totale tra la musica che facevo e che consideravo assolutamente estrema e della quale andavo orgoglioso, dalla musica leggera che consideravo una cosa miserabile. Quindi quando qualcuno mi costringeva a scrivere una canzone, diciamo, dai, ma facciamo, mettiamo uno pseudonimo. Questa è la prima. L'altra invece è un segreto di Pulcinella, cioè quando ho iniziato a dipingere perché ero un cane incredibile in qualunque manifestazione, anche fare un piccolo disegno, un'incapacità totale. Ho voluto scoprire e mi sono messo a studiare, ma da solo, non a studiare pittura, cimentarsi con un'arte dove non hai talento. A qualcosa sono arrivato. All'inizio volevo dissociare la mia attività, diciamo, di musicista dall'altra. Lo dissi a uno, il mio amico Michele Di Lernia, e quindi l'indomani l'ho dovuto togliere di mezzo, difatti non funzionò, non l'ho mai più usato, perché si è scoperto subito, diciamo. Era stata una tomba. Poi Emilio da Sereno ti chiede: il vuoto a 9 tracce dura 33 minuti e 33 secondi, cioè è una casualità oppure il 3? È una casualità, ecco. Ah, questo ci tengo a dirlo, sì. Siamo rimasti allibiti quando è stato bello. Sì. No, perché poi sai, uno magari immagina che dietro. No. Quindi no, il 3 non è il tuo numero preferito, né perfetto. Il mio numero è 8. È 8, va bene. Poi Davide, iniziamo con le domande invece un po' più. Andiamo? Sì. Ok, Franco, hai capito il senso della vita? Ti chiede Davide da Treviso. C'è una domandina leggera questa qui. Questa risata mi piace. Però devo dire al nostro amico, anche se non ho capito il senso della vita, perché fortunatamente è giusto forse non capirlo mai, se non dopo, ma
sicuramente credo che sia una cosa incredibile, meravigliosa, misteriosa, terribile, però sono un ottimista, quindi propendo più per la parte della gioia di vivere. È vero che non ami particolarmente il jazz? Usando un eufemismo. Un certo jazz, come posso non amare una certa musica classica, come non amo una certa musica leggera. Non si può prendere tutto come una cosa, no? Jazz è tanta roba, quindi c'è un certo jazz che mi piace, un altro no. Ecco, non mi piace quello improvvisato dove appunto l'utilizzo dell'improvvisazione così reiterata e ripetuta è come uno che parla e non smette mai ed è insopportabile. Un po' di silenzio ci vuole ogni tanto, no? E questo è il motivo per cui, aggiunge un nostro ascoltatore, Paolo da Grosseto, ti si vede anche poco in TV, le chiacchiere allo sfinimento non... No, proprio. Ah. Anche l'immagine, voglio dire, no? La terza volta che vedi un cantante dice basta, vattene a casa, cioè, ti viene spontaneo. Donato ti chiede se è vero che hai realizzato La voce del padrone come scommessa, cioè hai proprio deciso di andare al numero uno in classifica. È vero, non me la sento di dire di no. È cioè così. Scientificamente tu hai detto che devo andare primi in classifica. Esattamente. E di Lernia? A quel punto? Di Lernia voleva farmi rifare La voce del padrone dal vivo. Aveva ragione, diciamo, ma mi sono rifiutato. Sai che quando funziona una cosa, perché certo. Il nostro paese è così, se ripeti sempre la stessa canzone è contento. Sempre la stessa, di cui ce ne sono tanti. E che vuol dire, scusami Franco, che tu sai quali sono gli ingredienti per avere successo? Perché molti altri tuoi colleghi invece si arrabattano nel tentativo di fare canzoni di successo e non sempre ci riescono. Tu li sai, gli ingredienti, ma non sempre decidi di usarli? Guarda, mi devi scusare, ma la maggior parte di cantanti nostri di successo hanno successo perché scrivono sempre la stessa canzone. E uno dice, che carina questa canzone, e ti credo, l'hai già sentita. Qual è il segreto nel mettere d'accordo pubblico e critica? Perché sei uno dei pochi che riesce a unire i due elementi. Non che so cosa spesso... dirti, dal mio punto di vista non mi interessano né l'uno né l'altro, come fatto proprio direi dogmatico. Normalmente anche quando ho deciso così di entrare nel campo della comunicazione, che poi mi ha imprigionato, quindi è stata la mia condanna quella, no? È giusto che fosse così. Bene, devo dirti che penso sempre al lavoro che sto facendo. Non mi immagino qualcuno, quando vado in un teatro a fare un concerto, qualcuno dice che cosa provi? Niente, che devo provare? Prima facciamo il concerto e poi ti dico se va bene o no. Non posso crearmi all'inizio una emozione prefabbricata, oppure anche in quel caso lì pensi a un pubblico precostituito. Che cos'è il pubblico? Il pubblico esiste quando esiste un prodotto. Se fai un prodotto di certo tipo c'è un certo pubblico, se fai un prodotto di un altro tipo trovi un altro pubblico. Grande o poco che sia conta poco, perché secondo me vendere 50.000 copie o 500.000 sono la stessa cosa. Non per i discografici, una postilla che va esatto. Posta. Ilaria da Pisa ti dice: ho visto il film Niente come sembra, purtroppo una sola volta, e anche se ho capito che è bellissimo non mi è bastato, troppi concetti che non possono essere assimilati e metabolizzati in una sola visione. Sante Sei parole d'accordo? Sì, è perfetta questa definizione. E poi ti chiede: quando entri in una chiesa lo fai il segno della croce, e se sì con quale spirito, retaggio culturale meccanico, rispetto verso... Ma che intelligenti ragazzi, sono contento di queste domande. Sì, brava. E chi è? Ti dice appunto retaggio culturale meccanico, oppure Ilaria da Pisa. Ah, Ilaria, sempre lei. Sì, rispetto verso una religione anche se non ti appartiene, oppure lo fai coscientemente con convinzione, il segno della croce? L'ultima, cioè lo faccio anche se apparentemente non appartengo a questo genere di rituale, perché mi impongo di rispettare un rito, anche che non sia poi il mio, poi potrebbe essere il mio perché sono stato abituato da piccolo a vivere nel cattolicesimo, per il cattolicesimo, e noi andavamo in chiesa per giocare a pallone naturalmente, quindi dovevamo sopportarci la messa con grandi sacrifici per poi andare a giocare a biliardino eccetera, però
quando entro in una chiesa, anzitutto c'è il luogo, come è stato fatto, tutte le persone che entrano dentro e lasciano dei segni che appartengono al sacro, no? Allora di solito uno che non si fa la croce è uno un po' più in gamba di un altro pirla che si fa la croce, no? Allora per questo lo faccio, ecco. Adesso Franco ci canterai un altro, sì, brano che è il Carmelo di Ecte. Ci vuoi spiegare che brano è questo, Franco? Questo brano l'ha scritto Yuri Kamisaska, secondo me stupendo, e lo canto con grande piacere. E per vivere in solitudine, nella pace e nel silenzio, ai confini della realtà. Mentre ad Auschwitz soffiava forte il vento e ventilava la pietà, hai lasciato le cose del mondo, il pensiero profondo dai voli insondabili. Per una luce che sentivi dentro, le verità invisibili. Dove sarà Edith Stein? Dove sarà i mattini di maggio riempivano l'aria, i profumi nei chiostri del Carmelo di Echt. Dentro la clausura qualcuno che passava selezionava gli angeli, e nel tuo desiderio di cielo una voce nell'aria si udì: gli ebrei non sono uomini. E sopra un camion o una motocicletta che sia, ti portarono ad Auschwitz. Dove sarà Edith Stein? Dove sarà? E per vivere in solitudine, nella pace e nel silenzio, nel Carmelo di Echt. È davvero molto bella questa canzone. Salutiamo anche con piacere Yuri Kamisaska. Grazie. Che è un grandissimo artista. Allora, volevo chiedere una cosa, Franco, prima di andare avanti con le domande che arrivano dai nostri ascoltatori, ricordando sempre questo cofanetto che è uscito per Bompiani, che Niente come sembra, che contiene il DVD, il libro e un CD, il DVD del film. Mi piacerebbe che tu raccontassi, io te l'ho chiesto appena l'ho visto, insomma subito dopo lì alla Festa del Cinema di Roma, cosa hai voluto raccontare con questo film? Beh, non è facile. Da tempo mi occupo di trasmettere l'intelligenza dell'esistenza, della vita, insomma, no? E quindi lo posso fare attraverso le eccellenze. Come ascoltatore sono uno che si inebria del talento degli altri. E non sono uno di quei cretini che quando sente una bella cosa fa: ah, avrei potuto scriverla io. Non mi interessa proprio per niente, non c'è relazione, no? Mi arricchisce, penso, essendo un artista, che il primo dovere è quello di
trasmetterlo a quelli che seguono in qualche modo quello che faccio. E tutto questo sta dentro a questo genere di operazioni, cioè l'entrata nel cinema non è per fare il regista, mi metto la sciarpa e il cappello, dico azione, non sono queste le cose che mi interessano. Sicuramente è un mezzo di espressione che mi dà una possibilità in più rispetto alla musica, perché c'è l'immagine, perché c'è una durata, un tempo superiore, dove puoi anche affrontare argomenti estremi che una canzone in qualche modo addolcisce e semplifica. Invece in questo caso, per esempio in quest'ultimo film, ci sono dei passaggi di misticismo di altissimo livello che solo chi è sulla via può effettivamente comprendere fino in fondo, no? Ecco, quello che a volte non si accetta è che tu magari non sei adatto a questo genere di film, no? Certo. Dico, anche tu critico dovresti metterti da parte e dire non è una roba per me, no? Non ci entro dentro, non so di cosa stanno parlando. Invece no, possono criticare un film attraverso dei criteri cinematografici che invece non sono adatti, non corrispondono, non poi corrispondono, alla, esatto, comprensibilità di questo film. Esattamente. Però vi devo dire che normalmente sto molto tempo per trovare la musica. Per esempio c'è poca musica scritta da me in questi film che faccio, perché fino adesso non l'ho trovato necessario. E quindi magari ho sentito una sinfonia che mi ha entusiasmato, già comincio a servirmi di questo, e quando capita l'occasione, nel caso di questo film per esempio c'è una scena in cui Sonia Bergamasco interpreta il De Gade von Bingen, la famosa mistica tedesca. Nel film si descrive una visione di questa grande persona e una musica di Vaughan Williams, una sinfonia insieme, per me sono una cosa esplosiva. Certo, a me piace la musica classica, a me piace il misticismo, ma se a qualcuno non interessa né l'uno né l'altro deve vedersi un altro film. Ecco, va bene. Andiamo con le domande degli spostati. A proposito, Marco ti chiede, ci insegni in pratica come si fa a riconoscere un buon maestro di meditazione? Ah, questo non puoi chiedermi questo per telefono, tra le cose. Però ti direi, apri il tuo senso di percezione, lo scopri subito. Non è così difficile. Oggi, anzi, a volte provo come sgomento, no? A vedere certi politici internazionali, lasciamo stare gli italiani, no? Politici internazionali, e uno dice, ma non ti accorgi che questo è un imbonitore? Ma come fai a non accorgerti che sei, è un bugiardo, dice delle cose che non stanno né in cielo né in terra? E come abbiamo perso questo senso? E questo che mi meraviglia, non il contrario, capito? Mm-hmm. Non come si possa riconoscere, come si può non riconoscere, questo che mi meraviglia. Certo. Ecco, a tal proposito, sempre riguardo a questo più o meno argomento, sì. Danila da Cagliari ti chiede, come si fa ad allenare la mente a nuovi stati di coscienza? Carina. Cioè sono tutte domande, sì, devo sì, dire. Domande così. Se no c'è una domanda di riserva, No, questa risponde. Beh, anzitutto, come si dice in quest'ultimo film, bisogna conoscere la natura della mente. Se non la conosci, perché a volte la mente è un nemico dell'uomo, non è mica così, non perché appartiene al tuo corpo, tu dici sono io, ma tu chi sei? Chi pensa per te? Guardate quello che succede anche da un po' di giorni a questa parte per la nostra penisola, no? Chi ammazza il figlio, chi fa quello, chi ammazza la madre, chi, no? Il caso di Perugia. Rashomon di Kurosawa è niente al confronto, no? Vi ricordate il film delle tre testimonianze, no? Non corrispondenti? E qui c'è qualcosa che non va nella testa di questi ragazzi. Sanno veramente quello che stanno dicendo, l'hanno fatto con coscienza questo omicidio, si ricordano bene, sono confusi, sono drogati. Cosa sono? Prima cominciamo a dominare la mente e poi a conoscerla. Questo è il processo. Paola da Grosseto chiede, anche quando è fuori casa dal suo bel ritiro di Milo sulle pendici dell'Etna, riesce a trovare spazio e tempo per meditare, sì, isolarsi? Assolutamente sì. Anche fuori da...
in una stanza d'albergo, mm-hmm. apro una finestra, guardo il cielo. Da dovunque, di solito però scelgo le stanze, ecco. E sempre su questo tema, cosa fare per il disincanto, chiede Danilo? Questa non la capisco, se me la spieghi tu per favore. Allora chiamiamo sto Danilo, esatto. E chiediamo a lui cosa fare per il disincanto. Disincanto non deve essere, non credo che sia la stessa cosa del distacco, sono due cose diverse. Il disincanto ha una specie di nuance, un'accezione leggermente negativa, come dire sono disincantato, ne ho viste tante nella mia vita. Invece no, il distacco è la distanza che si pone. E posso raccontare una cosa? Certo. Perché in questo, il libretto che accompagna questo cofanetto ha due piccoli saggi che ho scritto io, spinto dalla signora che ho citato prima, Elisabetta Sgarbi. Esatto. Allora la ringrazio perché effettivamente sono venuti bene. In uno di questi c'è un titolo che dice: che succede? Qualcuno sta litigando? No, c'è una porta aperta che adesso verrà chiusa. Sono allora dicevo: c'è un piccolo saggio che dice la teoria degli egizi e gli alluci di Wolfowitz. Qualcuno si ricorda Wolfowitz? Questo qui è stato l'architetto della guerra in Iraq, anche il presidente della Banca Mondiale, no? Invitato in Turchia, non sapendo probabilmente che per entrare in una moschea ti devi togliere le scarpe, si toglie le scarpe e aveva due alluci che uscivano da due buchi delle calze e non erano neanche pulitissimi. Dico, vabbè, rappresenti l'America, sei in giacca e cravatta, però forse la rappresentava bene effettivamente. Se devo dire la mia. Allora, in questo, nella prima parte di questo scritto descrivo la teoria degli egizi, che dico, a quel tempo non sapevo cosa fosse, quando avevo 19-20 anni, ma dopo scopersi che avevo vissuto una cosa che poi avevo imparato dopo nella vita, cioè concerto degli U a Milano. L'impresario ebbe un'idea non felicissima di fare esibire l'allora nascente stella del pop italiano Patti Pravo prima degli U. Come potete immaginare c'erano 10.000 ragazzi, secondo me provinciali, provincialissimi, ma sfrenati nell'attesa di questo gruppo inglese, che erano quello che sfasciavano gli strumenti, quelli di My Generation, eccetera. E quindi arriva Patti Pravo con una minigonna inguinale. La ragazza ha sempre avuto delle chance, beh, diciamo. E quindi attacca a cantare qui e là, io vado e vivo così, e successe l'inferno. Ma la cosa più grave è che non era niente rispetto a quello che sarebbe succeduto a questo, cioè dopo che la nostra Nicoletta, con una scelta straordinaria che secondo me Madonna ha copiato nel tempo, giusto? Con la sua mano destra ha cominciato a massaggiarsi il sesso in senso longitudinale, diciamo così, ellissoidale forse è più giusto, no? Questo ha creato l'abisso proprio, hanno tirato di tutto sul palco, quindi se mi permettete di dire questa scemenza, ero l'unico che guardava le due cose senza partecipazione, cioè mi sono sentito veramente come un extraterrestre che guardava due forze che si contrastavano. Ecco la legge egizia che sosteneva che tutto l'universo è governato soprattutto da tre forze: l'attiva, la passiva, la neutralizzante. Io ero la neutralizzante, che però solo già l'indomani avevo preso la parte di Patti Pravo e non del pubblico, naturalmente, come potete immaginare. Quindi l'attiva era il pubblico che attaccava, la passiva era la Patti Pravo che si difendeva con una mossa, mi sembra ancora oggi, perché del concerto non mi è rimasto niente. Bene, a questo punto ascoltiamo dal CD, sempre del cofanetto, Niente come sembra, una canzone che io trovo bellissima, che è una canzone di Fabrizio De André che tu hai cantato magnificamente, Canzone dell'amore perduto. Bene.
Allora, adesso c'è una domanda che è veramente curiosa, che sì, ci è arrivato adesso, vediamo se è vero tutto quello che ci viene detto da un nostro ascoltatore. Sì, allora Mauro scrive: ragazzi, dovete aiutarmi, ho un incubo che mi segue da quando ero ragazzetto, ho 40 anni adesso, ma ricordo di aver sfogliato una rivista dove il maestro, a questo punto non ti chiamiamo maestro, dove sì, Franco Battiato compariva giovanissimo vestito da pop star anni 70 e pubblicizzava un divano. Non mi ha mai creduto nessuno, non l'ho mai potuto accertare. Riuscite per una volta a confermare se era lui oppure no? Eri tu, Franco? Assolutamente sì. Pubblicizzavi un divano? Aiazzone? No, era un divano Busnelli. Ah, vedi, ti ricordi anche la marca? Certo che mi ricordo, anche perché la storia è divertente. Tra le altre cose, quello che ha inventato questa pubblicità ha perso il cliente, perché è successo veramente di tutto. Testimonio. Allora, avevo formato un gruppo, era il 1970, un gruppo rock, eravamo affiatati, c'era un chitarrista straordinario, batterista anche, bassista anche, e Dio alla voce, eravamo in quattro, trio più me, e ci chiamavamo Osage Tribe, cioè la tribù degli Osage. Abbiamo fatto solo un disco, insomma, ognuno è andato per la sua strada. Comunque, questo che ci faceva la copertina ha avuto l'idea, dice: perché non vi dipingete tutti di bianco con la calce? Sì, l'abbiamo fatto. Sai, a quell'epoca fai qualunque cosa, no? Quando hai quell'età. Su di me questo aveva visto che aveva si era come crepata, quindi sembravo una specie di mummia egizia, non so. Era stranissima la cosa. Allora mi dice: senti, ti voglio fare una foto solo a te. Certo, dico io, figurati, no? E mi mette su un divano, no? E mi scatta la foto. Una settimana dopo, naturalmente non ho preso neanche 5 lire per questo, ho visto in Milano manifesti di 4 metri per 5, capito? Con questa mia foto gigantesca e la frase che diceva: cosa c'è da guardare? Non avete mai visto un divano? Era geniale. Però ha perso il cliente, ti dico, perché non ha funzionato. Perché tutti dicevano: ma che cos'è quello lì, un travestito? Che non si capiva bene, una vecchia, capito? E certo. Senti Franco, noi adesso abbiamo una piccola tradizione di Sono parole contento. Parole. Ecco, una piccola tradizione. Una pausa per me. Non è proprio una pausa per te, ma insomma è quasi una pausa. Intanto ti prendi un po' d'acqua. Noi chiamiamo sempre una persona a sorpresa. E questa persona credo che l'abbiamo in linea. Pronto? Buonasera. Buonasera, sto seguendo, sì, molto attentamente, devo dire. Roberto, molto bello, Roberto. Stato, Roberto Franco. Cacciapaglia. Come stai? Ciao. No, devo dire, in quegli anni, subito dopo, mi ricordo il nostro incontro al conservatorio. Un anno dopo. Elettronica. Un anno dopo, nel 71. E come andò? Come andò, Roberto? Beh, direi che è nata, oltre che un'amicizia, una collaborazione, una vita anche molto insieme, insomma. Dopo, Roberto, dopo quegli anni avevi del VCS3, no? Avevi 18 anni, tu, mi pare, no? Non ancora. Era giovanissimo. Sì, giovanissimo. Sì, stavo studiando musica elettronica e composizione al conservatorio e mi ricordo che Franco già sperimentava... E lui faceva parte, scusa Roberto se ti interrompo, lui è entrato nel gruppo Battiato Pollution e poi abbiamo fatto tournée, cose varie, insomma, e nel CD Pollution, esatto, sì. Ma quando avete fatto Pollution, come sono state le reazioni all'epoca? Beh, non ci crederai, ma Pollution è andato nei primi posti in classifica. Solo che a quell'epoca per noi era una cosa assurda, quando dicevano: è entrato al quinto posto. Ma che cos'è il quinto posto? Non si capiva, capito? Ti ricordi, Roberto? Eravamo fuori completamente da... Beh, ma c'era uno stato di trance proprio, sì, che traspariva, sì, in, sì, modo... Cioè, sono state delle esperienze medianiche anche, devo dire... E il pubblico queste cose le recepiva, eravamo completamente fuori, con delle esperienze veramente straordinarie. Però scusa Roberto, purtroppo ogni tanto perdo la, non sento bene, scusate. Sì, noi ti sentiamo bene, però dico, dato che c'è Cacciapaglia al telefono, è uscito un suo disco adesso. Certo, infatti. Raccontacelo, Roberto. Ma il disco si chiama Quarto Tempo e ha molto a che vedere con le cose di cui, devo dire, mi faceva molto piacere sentire parlare, perché non è facile sentire parlare di natura della mente,
eccetera eccetera, di stati di coscienza, e quindi devo dire che mi ha rapito questa trasmissione e questo ascolto, anche perché così conoscendo Franco è stato molto bello. Quindi il CD è stato realizzato con la Royal Philharmonic Orchestra, sono un po' la sintesi del mio punto d'arrivo in questo momento, e bisogna ascoltarlo. È una musica credo non di intrattenimento, ma allora guarda, funzioni. Intanto ne ascoltiamo un frammento, Roberto, grazie. Grazie a voi. Scusa, posso dirti quale? Seconda navigazione. Ciao Roberto. Grazie Roberto Cacciabaglia. Ciao. Saluti a tutti, grazie. Ciao. Bene, era Seconda navigazione, dal nuovo disco di Roberto Cacciabaglia, che vi consigliamo di acquistare perché è davvero un grande musicista lui. Allora, adesso vorrei dire che c'è un titolo che a me è piaciuto moltissimo di questo cofanetto di Battiato, che è il titolo che hai voluto dare al tuo libro, In fondo sono contento di aver fatto la mia conoscenza, che mi sembra un titolo straordinario. Sì. Pari soltanto a quello di Carmelo Bene, sono apparso alla Madonna. Che devo dire. buona. Come questa contentezza che hai voluto manifestare di aver fatto la tua conoscenza? In fondo è un po' così, se ci fai caso, no? A poco uno comincia ad abituarsi alla stranezza dell'essere, no? Però sì, mi sembra che quando ti avvicini all'infanzia ritrovi questa circolarità, no? A volte ci si perde, si fa altro, ma l'imprinting, ecco, no? Dell'infanzia si ritrova, e allora diventa interessante. Mi ricordo che quando ci siamo incontrati l'ultima volta, come capita a noi cronisti, ho fatto una domanda inadatta all'altezza dell'argomento, e ti chiesi di quale vita raccontavi. Tu mi hai detto una delle tante vite che ho vissuto. È vero. È una cosa nella quale credi molto, il fatto che noi abbiamo vissuto tante vite, sì, per arrivare a quello che siamo oggi. Sì, sinceramente sì. A parte che già, dico, nella nostra... quella che facevi, chiamiamo... una cosa che riguarda, mi hai raccontato una cosa, perdonami se prego, ti interrompo, che riguardava i bambini, le reazioni dei bambini. Mi hai detto i bambini non sono per niente come, sì, noi pensiamo. Sono convinto. Li portiamo alla normalità, ma quello che noi pensiamo, la fantasia, la bugia del bambino, l'irrealtà del mondo che vive, quello, e sono altre capacità. Non a caso un bambino di 3 anni può imparare 2 o 3 lingue contemporaneamente, una a 30 non ce ne fa neanche una, no? Dico, allora se sei così grande e maturo, come mai hai queste difficoltà? C'è un'apertura verso l'esistenza, un'apertura totale, perché non ci sono limiti e chiusure, quindi anche quando cammini all'interno di una natura selvaggia, diciamo, per un bambino, come dire, come un bosco primitivo, e lì il contatto con la gioia di vivere è totale. Chi di noi non si ricorda questo, no? È difficile, a meno che non hai avuto un'infanzia disgraziata, allora vabbè, lì bisogna verificare che cos'è stato, ecco. Ma anche nella nostra, quella che chiamiamo la vita attuale, no? Dal mattino alla sera siamo altre persone, già. Non è così facile da dire. Si cambia idea, no? Si cambia umore, si cambia gusto. Non siamo fissi, ecco. Tutto siamo si mobili. Trasforma. Sì. Siamo mobili. Bene, adesso ascoltiamo una canzone, che è una canzone molto bella, che ha scritto Sergio Endrigo. Oh, che meraviglia, sì. Che tu hai voluto cantare in uno dei 2 album, sì, di Flair, che hai fatto dedicato a, insomma, le canzoni che amavi di più, insomma. Ho saputo che un critico di grande intelligenza, come ne abbiamo in Italia, così mi dicono, io non l'ho letto, per cui ripeto cose che mi hanno detto, dice Flair 1, Flair 3, c'è il 2, fa, come mai si salta e si va al 3, no? Forse tornerò e farò il 2. Ecco, appunto, cosa che ci auguriamo, eh? Allora, Aria di neve.
ma il nostro amore non appartiene al cielo. Noi siamo qui tra le cose di tutti i giorni, di giorni e giorni grigi, aria di neve sul tuo viso, le mie parole sono parole amare, senza motivo, prima o poi tra le nostre mani, più niente resterà. È una vita impossibile, questa vita insieme a te. Tu non ridi, non piangi, non parli più e non sai dirmi perché. Lungo la strada del nostro amore ho già inventato mille canzoni nuove per i tuoi occhi, più di mille canzoni nuove che tu non canti mai. Anche se fuori contesto, ci auguriamo che quel Flair 2 arrivi presto. Allora sentiamo sì. Le email Che sono arrivate, 348 7 300 200, lo ricordo per chi volesse ancora entrare in contatto con noi. Mauro ti chiede, cioè ti dice: una volta hai detto che una vecchia suora di clausura nel suo misticismo è molto più avanti di un Nobel in astrofisica, cosa pensi del primo Alan Sorrenti? Non so se sia Alan Sorrenti, domanda, non so se Alan Sorrenti sta per il Nobel in astrofisica, articolata e complessa, o la suora di clausura. Beh, Alan Sorrenti, sì, non c'è relazione, è un sillogismo impossibile. Sì. Ma diciamo che Alan Sorrenti è stato un caso in Italia negli anni 70, con questo timbro, è stata una bellissima realtà. Non capisco come mai. Non so neanche che fine abbia fatto in questo momento, un po' che non lo si sente, no? Invece sulle due bisogna definire una certa monaca e un certo scienziato, perché non è la categoria, è un certo genere di scienziato, è un certo genere di monachesimo, no? Che raggiunge quel livello, perché uno può essere anche uno scienziato, studia la sua seriamente, e però può anche non avere intuito cose che un altro ha intuito, no? Non è la categoria che fa l'eccellenza. Dopo l'imboscata avevi dichiarato, scrive Michele, che ti saresti dedicato alla classica e alla lirica, però poi sei tornato indietro. Cosa pensi della musica classica contemporanea? Troppe domande, comunque cerchiamo di... devo dire che ascolto solo musica classica, questa è la mia condizione da tanti anni a questa parte, quindi sono legato a questa tradizione, fortemente legato. Mi può capitare di ascoltare musica mentre leggo, per esempio, un certo genere di libri, e poi al mattino sono un seguace della trasmissione Terzo Anello, mi sveglio molto presto, quindi loro cominciano alle 6, io sono già pronto per ascoltare e poi comincia la mia giornata. Invece me le puoi ripetere? Dopo l'imboscata avevi dichiarato che avresti... No, e ho detto questa è la mia natura, è questa. Poi
E cosa pensi della musica classica contemporanea? Ah, della musica classica contemporanea si intende, penso che lui intenda anche dal trio lescano in avanti, cioè voglio dire Schoenberg, Berg e Weber, ne penso, no? Sì. Intenda quello, e poi è scaturita nei nostri Berio, eccetera. Mm-hmm. Beh, è una musica che ha tentato un rinnovamento e spesse volte non ci è riuscita. Grande passione per la pittura, che, come hai detto all'inizio, tu firmi sotto pseudonimo. Non firmo. Ah, non firmi. Non firmo. Più. Da una vita, l'ho detto. Ah. Sì. E i tuoi riferimenti sono contemporanei o classici? Chiede Paola da Grosseto. Sì, no, non è che abbia dei riferimenti, cioè amo la pittura. Punto. Di qualunque epoca. Alessandro ti chiede, il Dalai Lama sarà in Italia per metà dicembre e già ci sono polemiche soprattutto da parte della Cina. Secondo lei il presidente Prodi dovrebbe ricevere ufficialmente premio Nobel per la assolutamente pace? Assolutamente sì. Sono uno di quei cretini che non ha mai capito la ragion di Stato. Per cui io direi alla Cina, fatti i fatti tuoi che io mi faccio i fatti miei. Poi arrivano molte email dalla Spagna e chiedono se il DVD Niente come sembra avrà sottotitoli in spagnolo, perché attendono. Si stanno lamentando, lo so. Però ragazzi, abbiamo fatto inglese, francese, tedesco, faremo lo spagnolo nella prossima pubblicazione. Bene, così c'è già un passo avanti. Sì. Poi Dario ti chiede, vorrei chiedere a Franco Battiato quante sono state importanti per la sua produzione artistica alcune esperienze giovanili come lo studio della lingua araba e il lavoro su di sé con la scuola degli allievi Gurdjieff, credo di averlo, spero. Hai detto giusto, hai detto bene, sì, beh, caro mio, determinanti. Quando ho iniziato lo studio della lingua araba, eravamo agli inizi degli anni 70, e l'ho iniziata così, come inizio tante cose senza sapere il perché, poi dopo scopri che è stato determinante averlo fatto. Alla fine dei 3 anni ho studiato all'ISMEO di Milano, quindi finito il corso, avevo vinto anche una borsa di studio per andare a perfezionarmi nella lingua araba al Bourguiba di Tunisi, e avevo iniziato a lavorare sull'era del cinghiale bianco. Ho scelto questa seconda soluzione. L'era del cinghiale bianco. Poi ti chiedono, sei stato in concerto in Iraq? Sì. tanti anni fa, durante la fine della prima guerra, esatto, del Golfo. Sì. Che ne pensi quando accendi il telegiornale e senti quello che succede lì in questo momento? Qual è la tua idea? Quella di prima è sempre uguale. Devo dire che non capisco questa politica americana, non l'ho mai capita da subito. D'altronde loro mettono l'economia davanti a tutto. Se pensi che noi siamo costretti a passare ogni giorno che prende un aereo attraverso queste stupide vessazioni, no? Chiamiamoli metal detector inutili, lo fanno per abbindolare quelli che credono di essere protetti in qualche modo, no? Se uno vuol fare esplodere un aeroporto ci impiega un secondo, mica deve aspettare di passare con la bombettina in tasca o con i 100 milligrammi, capito? Allora questo lo dobbiamo a quei signori lì. Non c'era prima, vi ricordate che non esisteva negli aeroporti questo? Ci siamo abituati, ci si abitua a tutto ed è terribile, ti fanno togliere le scarpe, ma siamo pazzi. Ma che c'entriamo noi con tutto questo? È solo interesse, anche l'Italia in Afghanistan, eccetera, ma cosa c'entriamo noi? Aiutiamo gli afghani? Ma quando mai? Bene. Prima di ascoltare Plaisir d'Amour che ci addolcisce, ti volevo chiedere, con i politici non sei mai stato tenero? Beh, no, il fatto è questo, guarda, giuro che ho sentito... Loro aiutano molto, eh? Loro aiutano molto, esatto. I politici dovrebbero essere come sono i nostri amministratori di condominio. Ecco, tu immagina dei condomini che prendono un amministratore e questo dopo un qualche mese arriva con le guardie del corpo, non gli puoi più parlare. Ma tu lo puoi sopportare questo? Allora dico, loro sono
si rendono conto di come si muovono con tutti questi codazzi, con macchine, cose, non aiutano a credere, capito? Allora dico, se fossero più disponibili e capissero di più, va bene che in Italia, non lo dobbiamo dimenticare, che se tu voti per qualcuno è perché in fondo hai in comune qualcosa, no? Certo. Con quello che ti sta rappresentando. E forse anche verso quelli che si comportano male, tu hai una certa ammirazione per uno che dice, guarda che furbo che è questo qui, come riesce a fregare, anch'io vorrei. Però per me qualcosa sta cambiando. Sinceramente sono ottimista. Bene, a questo punto possiamo ascoltare Plaisir d'amour. Bene, era Plaisir d'amour, Franco Battiato, a parole, storie di canzoni. Allora, tantissime domande per Franco Battiato. Sì, allora Stetti chiede, se un artista è un criminale, un malvagio o comunque una persona che ha seri problemi con la legge e però produce opere di d'arte straordinarie, dovremmo apprezzare la sua arte oppure no? Sarebbe giusto? Assolutamente sì. E che c'entra con l'uomo? Non ti basta? Appunto, no. Pensavo tu volessi chiusare e argomentarsi con... Era perfetta così. Okay. Alessandro da Cagliari scrive, quante possibilità ci sono nella vita di oggi di avere dei confronti d'opinioni su temi trascendentali come è capitato al protagonista del tuo ultimo film? Da 1 a 100, diciamo. C'è una possibilità su 100. Una possibilità su 100. E forse sono generosissimo. Sì, perché la materia si sta deteriorando. Sgretolando. Sì, sgretolando. Aldo ti chiede, scusami, nell'oceano di silenzio l'ultima parte in tedesco canta «Pare che un oscuro ricordo mi dice di aver vissuto in tempi lontani lassù o in acqua». Lo dici perché hai vissuto i ricordi regressi? Ci tengo a dire che questa parte in tedesco è di Florieghi, da un suo libro che si chiama Statue d'acqua. Quindi okay. È una cosa che riguarda lei, diciamo, sì. Non riguarda esatto, tante le tue collaborazioni. Milva ha dichiarato che vorrebbe cantare un terzo album da te scritto, ne hai già fatti due in precedenza. Avverrà ciò? Chiedono. Il proverbio dice che non c'è due senza tre, però siccome ho fatto anche solo due fleur, non lo so. Senti, poi in tantissimi, visto che siamo su Radio 2, ti chiedono dell'imitazione che ti faceva Fiorello a Viva Radio 2, di come l'hai presa, sappiamo che poi in realtà ci hai giocato, no? L'ultima puntata è stata, stata rivelatrice, esplicativa, è chiaro. Cioè sì. lo hai rifatto esattamente come lui faceva. Come lui faceva a me. Te l'hai ristudiato? Mi è bastato un ascolto, un oceano di silenzio scorre lento. Bene, adesso ascoltiamo Grazie che insomma ce la farai, La cura, che è uno dei brani che però ne facciamo metà, giusto? Ne facciamo metà, sono un d'accordo, saggio consiglio, benissimo. Non si interrompe un'emozione. Non dovevo dirlo. Attacca. Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, e guarirai
da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. When I do that someday. Ringraziamo anche il pianista Carlo Guaitoli. Grazie, grazie. Guaitoli, scusa per la pronuncia sbagliata. Va bene, insomma. Grazie. Andava così. Sentiamo altre domande dagli spostati. Innanzitutto grazie, penso, da parte di tutti quelli che ci stanno ascoltando per aver continuato. C'è stato un momento in cui ti è venuto da ridere perché tu hai guardato Vincenzo. Che facciamo? E Vincenzo ha detto, vai avanti. Però è bello questo equivoco, cioè, avanti con le domande degli spostati che sembrano un po'... Vale per tutti noi comunque. Sì. Beh, in tanti naturalmente riguardo alla cura ti chiedono com'è nata, quando è nata, in quanto tempo l'hai scritta e se ti sei accorto subito che era un pezzo forte, poi mica tanto, però devo dire, no, all'inizio sì, ti accorgi che c'è qualcosa, no? Però nello stesso tempo dici, ma mi sembra un po' facile come canzone, insomma, dico, no? Allora ti viene qualche dubbio, no? Poi abbiamo scoperto che la gente che la sentiva si commuoveva e quindi lì poi ti accorgi subito che stai toccando qualche corda particolare. Hai un referente per le tue canzoni? Cioè quando tu scrivi hai un amico, una persona fidata alla quale fai ascoltare per primo? Normalmente ti devo dire questo, che la mia vita artistica, che è molto lunga, 9 volte su 10 quando facevo sentire un brano sentivo, ma dove vai questo? Capito? Quindi hai smesso di avere referenti. No, te ne dico una su tutte, il nostro grande Di Lernia, no? Discografico. Insieme, no, lui era l'ufficio promozione, insomma, era promozione. Fatto, ma veramente un bel personaggio, Michele. Allora avevo scritto e ti vengo a cercare e allora quindi tutti ascoltano sto brano, un silenzio, come dire, ma cos'è questa roba qui? Poi ho fatto anche un video, no? Abbattiamo, ma chi te lo trasmette? Allora succede che il buon Michele lo fa vedere a Vincenzo Mollica, che gli dice, eccezionale. Quindi da un giorno all'altro lui mi chiama, Aofa, è fortissimo. E dico, scusa, ma cos'è cambiato da ieri a oggi?
è vero perché l'ho trasmesso al telegiornale, anche lì suscitando molte perplessità negli estati. Perché quelli che non sanno, raccontiamo l'episodio secondo me più straordinario di Dilernia dopo che ha visto il tuo secondo film. Tu l'hai raccontato in conferenza stampa, ed è pubblico, venuto, per cui è venuto vicino, era musicante. E mi dice: Abbattia, preferisco i western. Questo per aumentare la leggenda di Dilernia. Allora, adesso ascoltiamo, chiediamo a Franco di, insomma, c'è una canzone che secondo me è bellissima e col tempo sai che è una canzone che tu hai cantato meravigliosamente, Avec le Tempe, era di Leo Ferré. Di Leo Ferré, stupenda canzone, triste, vi avviso. Cari amici ascoltatori, vi avviso, potete cambiare canale a questo punto. Eccola qui, canzone splendida proprio, un testo meraviglioso. Devo mettermi gli occhiali? Sì, forse è meglio. Scusate. C'è un cambio d'occhiali in corso d'opera, giustamente. Puoi andare, Carlo. Dio mio. Ecco, sta sistemando qualcosa. Sì. Col tempo sai, col tempo tutto se ne va, non ricordi più il viso, non ricordi la voce, quando il cuore ormai tace, a che serve cercare? Ti lasci andare e forse è meglio così. Col tempo sai, col tempo tutto se ne va, l'altro che adoravi, che cercavi nel buio, l'altro che indovinavi in un batter di ciglia, tra le frasi e le righe, il fondotinta di promesse agghindate per uscire a ballare. Col tempo sai, tutto scompare. Col tempo sai, col tempo tutto se ne va, l'altro a cui tu credevi, anche a un colpo di ho saltato. Allora, col tempo sai, col tempo tutto se ne va, ogni cosa appassisce, io mi scopro a frugare in vetrine di morte. Quando il sabato sera la tenerezza rimane senza compagnia. Col tempo sai, col tempo tutto se ne va, l'altro a cui tu credevi, anche a un colpo di tosse, l'altro che ricoprivi di gioielli e di vento ed avresti impegnato anche l'anima al monte, per cui ti trascinavi alla pari di un cane. Col tempo sai, tutto va bene. Col tempo sai, col tempo tutto se ne va, non ricordi più il fuoco, non ricordi le voci della gente da poco e il loro sussurrare. Non ritardare, copriti col freddo che fa. Col tempo sai, col tempo tutto se ne va e ti senti il biancore di un cavallo sfiancato in un letto straniero, ti senti gelato, solitario ma in fondo in pace col mondo, e ti senti tradito dagli anni perduti. Allora tu col tempo sai,
non ami più. Grazie, grazie, grazie a Franco Battiato. Allora, c'è una domanda che, insomma, era quella che cercavamo prima, insomma, l'abbiamo trovata. Sì, sì, l'abbiamo trovata. Ciao Franco, sono Andrea da Ravenna. Secondo te sarebbe utile studiare il Matnavi di Jalal al-Din Rumi nelle scuole? In attesa di una risposta ti ringrazio per le tante cose stupende che mi hai fatto scoprire. Beh, questa domanda mi dà la possibilità di dire che bisognerebbe nelle scuole studiare le religioni di tutto il mondo. Questa sarebbe la cosa più giusta. Quindi islamismo, sufismo, che poi è la stessa cosa, diciamo così, buddismo, induismo, cristianesimo, si fa malissimo, ma in qualche modo... Dice di tagliare, sì, stiamo finendo. Marco Lolli ci sta dicendo che ci siamo, siamo verso la fine. Quindi, insomma, il concetto è questo qui: le religioni di tutto il mondo vanno studiate. Sì. Intanto ringraziamo Franco Battiato perché è stato veramente molto gentile questa sera a rispondere a tutte le domande dei nostri ascoltatori e a regalarci più grazie brani dal vivo del previsto. Il pianista Carlo Guaitoli, l'ho detto bene questa volta, poi gli Spostati, Michele Mondella. La regia Alex Alongi, Marco Lolli, redazione Elena Zabbeo, il programma a cura di Marina Mancini e Robert Bottaro, i tecnici Marco Azzori e Mauro Tonino, il tecnico specializzato Salvatore Bellistri, scusate. Domani all'Anteo Franco Battiato presenterà, all'Anteo di Milano presenterà il documentario che ha realizzato su Giuni Russo, grande artista e sua amica, e poi due concerti, 30 novembre a Bergamo e il 5 dicembre a Conigliano Veneto. Grazie a Franco Battiato. Grazie. Parole, parole, storie di canzoni. Un programma di Vincenzo Mollica.